Bisogna essere un po' tranquilli, anche se la tranquillità che si vive in momenti che sono un po' semi-emergenziali, non siamo all'emergenza pura come le zone rosse delle aree del nord, però indubbiamente bisogna avere precauzioni necessarie, quindi consiglio lavarsi le mani, utilizzando una precauzione che è quella igienico-sanitaria. Difatti l'igienico-sanitaria come precauzione è la ragione per la quale i popoli occidentali vivono più degli altri, perché abbiamo questi strumenti operativi, bisogna mettere in campo non soltanto quando c'è, diciamo, il coronavirus, ma anche in altre circostanze, per i bambini in modo particolare, ma per tutti quanti noi. Dopodiché nessuno può immaginare che, insomma, il vento e la tempesta del virus si fermi, cioè avanza inesorabilmente. Anche i paesi europei che prima erano un po' diciamo adombrati con l'Italia, perché ritenendo che il virus fosse di importazione italiana, oggi scoprono: la Germania dichiara l'epidemia, la Francia dei morti, gli Stati Uniti con Trump, e hanno un problema enorme, perché da noi c'è la struttura sanitaria che funziona ed è pubblica, là invece è privata, e quindi avremo casi ancora maggiori, però che si mantengono perché non vogliono pagare il tampone che costa là $3.000, quindi, per essere estremamente chiari. Quindi bisogna andare avanti facendo quello che possiamo fare, intendo di tranquillizzare per quello che è possibile, ho detto a tutti chiamati in qualsiasi circostanza, cosa che fanno normalmente, per vedere la mia parte, pur essendo noi ormai un po' deresponsabilizzati come sindaci a seguito dell'ordinanza, prima ordinanza poi decreto legge che ha fatto il governo domenica, e quindi ci atterremo in maniera asciutta a quello che è definito nell'ambito del decreto legge. Ha sentito i vertici della sanità locale dopo il caso di ieri? Sì, sì, stanotte, stamattina anche, quindi sì, insomma, nessun allarme, la ragazza mi dicono stia bene, quindi ora è ovvio che, insomma, come tutte quante le ipotesi di contagio, si tratta di vedere con chi ha avuto diciamo dialogo, circostanze di natura più o meno in quel periodo carnevale, eccetera. Bisogna vedere, insomma, però devo dire che stanno facendo loro molto paziente, molto intelligente tutti, quindi ringrazio gli operatori della sanità, sia l'ospedale che delle ASL, che, insomma, da tutti, da quelli, dai medici agli infermieri ai portantini, insomma, ognuno sta facendo il suo lavoro in modo egregio.